il dottor Antonio Vasile, vicepresidente di Aeroporti di Puglia. Da un lato i voli spaziali, certo è una prospettiva, come dire, futuribile, non dico fantascienza, ma comunque molto lontana, però ciò che urge sono i voli passeggeri. Noi rappresentiamo la comunità di Taranto e i voli passeggeri dall'Arlotta di Grottaglie sono fondamentali. Non vogliamo, ripeto, noi ci accontentiamo delle cose semplici, di un misero volo Taranto-Grottaglie per Milano, per Roma. Non vorremmo che, per non scontentare Brindisi e Bari, poi andiamo a penalizzare Taranto. Io credo che la domanda sia... Dica! Nel senso che non sia cogente al tema, le spiego perché. Un'infrastruttura aeroportuale è un'infrastruttura aeroportuale, limitarla al solo interesse dei voli civili è un errore. Sino ad oggi le dico che non abbiamo avuto una richiesta in tal senso, essendo una società pubblica e per questioni di trasparenza siamo totalmente aperti ad accoglierle, ma le posso garantire che fino ad oggi, almeno da quando, diciamo, io sono nel Consiglio di Amministrazione degli Aeroporti di Puglia, chi si è presentato non aveva le caratteristiche qualitative per poter mantenere, e quindi non solo per avere un'operazione estemporanea, ma un'operazione di durata. E allora la società coglie l'opportunità della riqualificazione totale dell'infrastruttura, che di piazzale necessita per fare un volo suborbitale, di piazzale necessita per fare qualsiasi altro tipo di volo. Dottor Vasile, mi perdoni però, Ryanair, che ha raddoppiato, ha aumentato i voli, beh, poteva anche dirottare alcuni voli su Taranto Grottaglie, considerando la Regione Puglia anche conferisce contributi a Ryanair. Questo non spetta all'infrastruttura, questo spetta al mercato, noi non dobbiamo fare questa confusione. Colgo anzi l'occasione di avere, diciamo, questo piccolo palcoscenico da lei, perché noi non ci siamo mai sottratti da questa discussione, anzi qualsiasi soggetto, come indicazione proprio pubblica, quindi dell'azionista, rivolta a guardare a soggetti che volessero venire a Grottaglie, chiunque essi fossero, perché guardi, connotarli solo ed esclusivamente magari nelle grandi low cost, le più grandi, insomma. Non dico Ryanair perché è molto avviata rispetto ad altre. Sì, ma questo interesse, mi creda, sino ad oggi non c'è, cioè non c'è nel senso che non è stata una volontà precisa. Noi lo abbiamo chiesto, lo abbiamo domandato, dopodiché che facciamo? Aspettiamo tutta la vita. Allora proteggiamo le infrastrutture, nel senso che se le infrastrutture non vengono messe in discussione, si portano gli investimenti, si riqualificano, perché ad un certo punto, quando si portano tutti gli stakeholder come oggi a Grottaglie e gli si fa conoscere un territorio, gli si fa apprezzare un territorio, capisce bene che... Sa qual è la rabbia dell'uomo della strada? Conosco bene questa rabbia. Uno dice, stiamo pensando ad andare nello spazio, ma pensiamo alle cose terra a terra. Mi dispiace che ci si sia incontrati solo oggi, perché si può sempre collaborare per il territorio, per carità. Prima abbiamo sentito molto qualificanti, la prima risposta probabilmente andava data che va data oggi da questo palcoscenico, da questa straordinaria possibilità che abbiamo, agli operai che sono fuori. Certo, senza lavoro. Allora, però noi dobbiamo contemperare tutte le esigenze, perché sono possibili se abbiamo l'intelligenza, la volontà e la capacità, come diceva prima il Presidente Emiliano, di ritrovarci in un tavolo, diciamo, sensibile di pace, che abbia una visione, avendo la possibilità di guardare al futuro, perché lei sta verificando che Jeff Bezos, Elon Musk e Richard Branson ci stanno andando sul serio nello spazio, e noi per primi, cioè prima che loro pensassero a questa cosa, eravamo già pronti ad immaginare che potesse essere questo il futuro. Perché il direttore di ENAC di Palma ha detto, il presidente di ENAC di Palma ha detto apertis verbis nell'intervista, per Grottaglie si è scelta un'altra destinazione, che non è quella dei voli passeggeri. La cosa ci urta un po'. Guardi, mi scusi, qui non si tratta di urtarsi, qui c'è da fare una scelta. Tra 20 anni, credo che le parole del presidente di Palma siano state queste, tra 20 anni avremo la possibilità di aver costruito il futuro da Grottaglie, perché magari tra 20 anni l'avionica, l'aeronautica si sarà profondamente modificata, e quindi mi sembrava un invito e uno stimolo, non una limitazione a crescere, alla possibilità di fare bene.
Lui invece ha richiamato fortemente, credo, un valore costruito nel tempo, perché questa infrastruttura chiaramente, anche come diceva prima il collega Cerno del distretto, ha necessità di regole straordinarie per potersi sviluppare, ed oggi dobbiamo scrivere le regole per poter far crescere questa infrastruttura. Per concludere, lei conosce perfettamente il dramma ambientale di Taranto e il turismo come volano per affrancarsi dalla monocultura dell'acciaio. In questa ottica la destinazione, i voli passeggeri da Grottaglie sono indispensabili per favorire un turismo vero, non un turismo mordi e fuggi. Peraltro... Ma questo non è, credo, in contestazione. Credo che sia invece una opportunità. Il tema Taranto è un tema così grande, così importante, così rilevante, tanto da muovere i governi. A parole finora, di tutti i colori. Mi posso parlare di aeroporti, diciamo sarebbe scorretto che le parlassi di altro, dove comunque c'è un'attenzione incredibile, e se un evento come questo e un'infrastruttura come questa può diventare un luogo di dialogo, di diplomazia, un avamposto verso un'idea, diciamo, di futuro di questo territorio, mi creda, le dirò di più. Quando abbiamo ricevuto per Virgin Galactic, gli esponenti di Virgin Galactic, per convincerli, diciamo, a fare qui i loro investimenti, sa qual è stata una cosa, sa come li abbiamo, spero, convinti? Li abbiamo portati a vedere Taranto, a vedere il Marta, perché un aeroporto che sia localizzato a Grottaglie piuttosto che a Washington credo che abbia la stessa caratteristica, una pista, un'infrastruttura. Noi invece gliel'abbiamo fatto vedere il territorio, abbiamo tentato di avere quello stimolo che solo una provincia e una città come quella di Taranto, ancora ieri sera avevamo ospiti internazionali, li abbiamo portati a spasso per Taranto, mi creda, non con un'organizzazione, li abbiamo trattati di amici, cioè abbiamo cominciato a costruire dei rapporti umani che sono l'unico vero legante che può farci diventare un player serio e affidabile su tutti i tipi di mercato, su tutti i tipi di mercato. Peraltro c'è anche il problema dei collegamenti delle navette, che sono assolutamente insufficienti come orari. Io le faccio l'esempio, dovevo partire a Catania. Quindi lei oggi mi parla di qualità del servizio, su questo le dico, dovevo partire a Catania, avevo il volo alle 21, l'ultima navetta era alle 10 del mattino e io cosa faccio? Arrivo all'aeroporto di Bari alle 10, arrivo alle 11 e aspetto fino alle 9 di sera. Il sistema della navetta non è costruito direttamente dal gestore aeroportuale. Dico, è un tema da affrontare. Guardi, faccio mia questa... Costruttivamente lo sto dicendo. Assolutamente, faccio... Potenziare almeno le navette. Questo credo che sia un problema, diciamo, di semplice soluzione, non credo che sia impossibile. E ripeto, dopo la pandemia, questo disastro economico per tutte le società aeree, per tutte le compagnie, anche per noi, le dico, e avere questa ripartenza, questa è stata un'estate straordinaria. Sentendo prima l'intervento del Presidente Emiliano, diceva avevamo la stagione turistica piena e gli ospedali vuoti, credo che sia il miglior auspicio.